molto più coinvolto. Perché? Perché quando giocavo in altre società sentivo che comunque giocavo per quella società, per quei compagni, per quella squadra, mentre quando sono venuto qua sentivo che comunque giocavo per la mia città, giocavo per la mia gente, giocavo per i miei tifosi, e questo veramente ha contribuito in responsabilizzarmi ancora di più, cercare di dare ancora di più. E quindi dopo ho avuto la fortuna di rimanere per tanti anni, di tagliare questo importante, prestigioso traguardo, di cui ne vado molto fiero, però la cosa che mi rimane dentro è il piacere, la sensazione che mi dava l'Aldolino Ballarini quando entravo allo stadio, quando entravo in campo, fuori al sottopassaggio, prima cosa davo un'occhiata a destra, guardavo verso i tifosi ed ero già pronto, mentre questo da altre parti non era proprio così. Quindi, ripeto, ne vado molto fiero, orgoglioso di averne fatto parte in questi anni. Sono convinto che tu potresti ancora giocare, anche se ormai la carta di tentati c'è, no? C'è qualche anno di troppo, però vedo che sei ancora in splendida forma e qualche gol magari lo sapresti fare ancora. Beh, insomma, ci vorrebbe un po' di allenamento, però insomma dai, poi non è tanto tempo che ho smesso, ho avuto anche la fortuna di continuare per altri anni, di smettere da vecchio, no? Tra virgolette, quindi insomma non ho smesso tanto tempo fa, però adesso i ritmi sono intensi, te li vedi tutte le domeniche, quindi adesso ho un'altra mansione, insomma, comunque, che mi riempie di responsabilità. Ivano, aspetta. Quando l'anno scorso era con noi a allenare la prima squadra, non era peggio di quelli che c'erano i giocatori. Faceva la sua bella figura. E per questo che ho detto, io volevo chiederti invece, per dopo ti lascio, c'è qualche partita a cui sei particolarmente legato? Lui adesso fa l'allenatore della Juniores, dell'Unione Clotiense, ma c'è qualche partita a cui sei particolarmente legato? Guarda, questa domanda comunque mi è stata posta più di qualche volta. Ci sono delle partite che rimangono, no, magari per il contesto, per l'importanza della partita in quel momento. Io purtroppo non ho avuto la fortuna di riuscire a contribuire da calciatore per portare la squadra in Serie C, però ci siamo andati vicini molto, però non ci siamo riusciti. Però sicuramente ci sono state delle partite che magari, ad esempio l'esordio, la prima partita, nel 99 contro la Seta Orense, squadra di Trento, che vincemmo 3-1, quella rimane sempre come con Jimmy Rossetti Pachina, che vincemmo anche 3-1, l'esordio non lo dimenticherò, non si dimentica mai. Dopo ci sono partite importanti come la partita di Pisa, la partita col Cesena, insomma ci sono state tante partite che, anche perché in quelle partite ho fatto anche gol, quindi a maggior ragione sono partite che mi sono rimaste impresse. Ce ne sarebbero parecchie, insomma, perché i gol che ho fatto a Chioggia me li ricordo tutti, dal primo all'ultimo, quindi sono tutti, forse questi magari mi sono rimasti un po' più impressi. C'è una bellissima immagine che è passata qui, la tua famosa esultanza alla fine della partita con l'Unio Quinto, che è stata anche, sì, lo so.